Abbiamo ritenuto di far partecipare questa classe a questo progetto di Ragazzi in Aula ed è stata effettivamente un'esperienza, io credo, molto significativa per ragazzi che sì, studiano diritto nel loro percorso scolastico, però hanno la possibilità di vedere qui concretizzate le loro conoscenze. Quindi ho reputato che questa esperienza possa veramente essere significativa nel bagaglio culturale di questi ragazzi. Una volta all'anno a sedere nei banchi dell'aula sono i ragazzi degli istituti superiori piemontesi. A loro tocca presentare e votare proposte di legge, simulando i lavori dell'Assemblea legislativa. 6 le proposte di legge selezionate per l'edizione 2012, 3 quelle approvate. Noi del Consiglio Comune dei Ragazzi di Pino Torinese abbiamo presentato la proposta del Consiglio regionale dei ragazzi in cui si ritroverebbero, qualora fosse approvata, tutti i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi di ogni singolo paese del territorio regionale per confrontarsi sulle varie attività e varie idee portate avanti nel proprio comune. Abbiamo deciso di fare questa proposta perché ci è sembrato una cosa davvero importante pensare a chi è meno fortunato di noi, quindi comunque a persone che soffrono come malati terminali, come possono essere malati di cancro, malattie degenerative, e secondo noi è davvero importante che queste persone e i loro familiari vengano informati della possibilità di accedere a delle cure che potrebbero migliorare l'ultimo periodo della loro vita, e quindi secondo noi è veramente essenziale che la Regione Piemonte diventi all'avanguardia come molti altri paesi europei. Tra il pubblico, 6 studenti, un insegnante e il presidente di un quartiere del comune di Timisoara in Romania, dove nel 2011 è nato, prendendo spunto da Ragazzi in Aula, Tineri Decide, i ragazzi decidono. Siamo venuti qua come ospiti dalla Timisoara, Romania, città Timisoara, Romania, perché in 2009 ho avuto piacere a Maastricht da conoscere il vostro progetto Ragazzi in Aula, per quale mi è venuta l'idea di implementare in Timisoara, e così abbiamo riuscito ad arrivare a seconda edizione e sono qua con dei ragazzi che hanno vinto a Timisoara. A noi si chiama progetto Ragazzi Decidono, a livello del consiglio locale, non consiglio regionale.